Francesco Antonio, oggi se vuoi direttore di orchestra, io solo un suggerimento vi do. Visto che secondo me l'obiettivo di oggi è stato centrato, no? Si parlava di un incontro dal titolo Ascoltiamoci. C'è stato un confronto, è voluto essere una parentesi, secondo me, dalla mia lettura, poi dimmi se ho sbagliato. Non In sbagli una mai. settimana, bravo, in una settimana fondamentale, una delle settimane più importanti dal punto di vista sportivo per il calcio portoguaro, questa è stata una piccola parentesi per un confronto. Il confronto secondo me c'è stato. Siccome si è parlato anche di prologo, invitiamo qui Daniele, che è qui con noi, a dire una cosa. Siccome si è parlato, Daniele, per favore, fammi un piacere personale. No, io sono dell'idea che si può dare una mano, anzi si deve per la città. Si deve per la città prima di tutto e poi per il Portogallo Calcio che ci ha dato tanto. Se il Portogallo è conosciuto in tutta Italia, è certamente per il calcio, non certamente per la lirica o per la musica. È ovvio che tutti, da chi è pensionato, da chi lavora, da chi ha delle attività o chi ha delle imprese molto importanti, è giusto che in proporzione dia una mano. Poi ci sono anche tutte quelle istituzioni che bisogna chiedere una mano. La Prologo adesso è nuova, da aprile ha cambiato gestione, sono entrato dentro anch'io, stiamo cercando adesso di organizzare per l'estate, però potrebbe anche essere un'idea di entrare dentro la Portogallo Calcio. Però io credo che bisogna parlare anche col Comune. Il Comune dovrebbe dare una mano, non può solo chiedere e pretendere, il Comune deve essere il primo a dare la mano. Sì, io sono d'accordo con te. Io penso una cosa, il comune verrà di conseguenza. Appena noi raggiungiamo una quantità, diciamo una consistenza, sarà il comune poi, secondo me, o andremo noi poi al comune, perché poi sono cittadini di Portogruaro, quindi il comune vive di queste cose Bisogna qua. presentare un bel progetto. Certo, io penso che il secondo step sarà quello di andare a parlare col comune, però il primo step è quello di trovare le persone, l'azionariato popolare, cioè le persone che credono a questo progetto, che non è una cosa facile, ma noi ce la faremo, cioè ce la mettiamo tutta con il nostro entusiasmo, e anche perché io dico sempre, bisogna guardare un po' al bicchiere mezzo pieno e non vuoto. Io credo che ci sarà una risposta. Adesso non ditemi i numeri perché non sono ancora, non ho la sfera di cristallo, però secondo me ci sarà una risposta da parte di Portogruaro. Ma comunque Prologo Calcio è un binomio che io ritengo assolutamente vincente per un paese di media struttura come è un paese di 20.000 abitanti. Questo non ne sono assolutamente convinto. Cioè, la Prologo è un'altra istituzione che va al di fuori del calcio, nel senso che va anche a toccare sempre il sociale, perché è sempre stato anche quello. E credo che l'unione, sfruttare giocatori di Serie A come Buon Edoardo, gliene do il merito, e anzi io lo conosco, è un ragazzo attivissimo su questo. Ho visto i giocatori andare negli ospedali, ho visto i giocatori avvicinarsi ai bambini piccoli che hanno dei problemi, ho visto insomma, fare delle cose anche 2 anni fa sul settore giovanile, mi sembra che siano stati fatti versamenti particolarmente volti a questo. Cioè, La team secondo, esatto, secondo me è fondamentale per questo tipo di struttura fare questa sinergia qua. E la Prologo è il cittadino, il comune è il cittadino. Cioè, io sono meravigliato quando dico ma il comune deve partecipare. Cioè, ma il comune siamo noi, scusate, siamo noi. Cioè, chi elegge un sindaco, una giunta, è il popolo. Per quale motivo non si deve trovare sinergia? Ovvio che ci saranno dei limiti, come i comuni, sono tutti in bolletta anche i comuni, sono tutti in bolletta le persone. Proprio per questo che è bello pensare che tutti ci aiutiamo. Cioè, e questa è la grande cosa che mi auguro domani sulla Gazzetta, sul Gazzettino, su ogni giornale che avete voi, dire ha funzionato benissimo e sia di esempio ad altre realtà.